verdissima. Tantissima natura. Io non mi rendevo conto di che polmone verde fosse racchiuso in tutta questa zona di Montegallo. Che poi dire Montegallo, in realtà parliamo di 23 frazioni. È come se ci fossero tante anche identità. E ognuno di loro alla domanda banale e sciocca perché resti qui mi dicevano guarda dove sono, dove altro devo andare. Quindi c'è stato subito il rapporto tra la mia persona e le vie di questo paese e delle altre frazioni in giro. E la prima cosa che catturava la mia attenzione erano delle finestre, quindi il discorso della finestra come passaggio tra l'individuo e la comunità, e è nato lui come speranza di qualcosa di bello e nuovo. Sopra trunde una nebbia fina, gli va incontro gli occhi la vallata, e qua e là la brina che usta spettenne e tutta una nottata. Abbiamo cominciato ad ascoltare i luoghi ed è per quello che a noi ci ispirava tantissimo vedere Santa Maria in Pantano. Che ha rappresentato per secoli un luogo importante, anche perché proprio in una via, nella famosa via dei Mietitori, quindi una via di passaggio molto transitata. Sono andata un po' alla ricerca delle tradizioni sonore, ho potuto avere materiale importante dall'Associazione Alberi di Maggio. Ho cercato di rielaborare un canto in particolare che mi è molto piaciuto, è un canto a Mietere. Partire da quello per andare a sonorizzare la performance di Cecilia e Guillermo, che invece si muove su un piano più fisico. Abbiamo scoperto che la campana di questa chiesa è giù nel paese. Per me è forte quando mi hanno detto l'abbiamo voluta tenere qui, non abbiamo voluto che andasse via, quindi è un simbolo, cioè siamo attratti da questa campana e questa campana in qualche modo farà lo spettacolo. È lì, a balzo, ma è ferma. Quindi perché non dare valore al presente? Bisogna il presente. Facciamola suonare oggi.